Le cinque parole per Bologna. La prima è intelligente. Intelligente per recuperare una sua vocazione storica, che è quella di mettere al centro la cultura. Cultura non solo nella dimensione universitaria, ma anche cultura dei mestieri, delle arti e delle capacità di questa città. Quindi immaginiamo una città che questo tema dell'intelligenza, declinata sia negli aspetti accademici che negli aspetti più tecnici, materiali, possa avere un futuro. Seconda parola, popolare. Popolare nel significato ampio del termine, cioè una città che sappia distribuire o redistribuire le varie opportunità che in questa grande città vi sono, non distinguendo fra ceti e condizioni sociali. Diffusa, una città che sia sul piano urbanistico policentrica, quindi che abbia tanti centri di interesse, di attrazione e che quindi non esistano in questa città delle periferie, ma tanti centri. Quarta parola, laboriosa, anche qua puntando tutto sul fatto che bisogna pensare a un lavoro anche nuovo, recuperando le proprie tradizioni, ma guardando avanti, sapendo appunto che una delle grandi sfide per le città, per la loro, diciamo così, loro forza è essere città nelle quali si lavora, poiché sia lavoro di intelletto o lavoro manuale, sempre di lavoro si parla. E quindi la laboriosità è per me una parola molto importante. Poi chiudo su una cosa forse scontata, ma da bolognese doc mi piace ricordarla sempre, una città bella. Bella nel senso profondo del termine, ma anche molto concreto. Una città, partendo dalle cose molto basiche, pulita, quindi non sporca, in cui i cittadini la rispettano, dalle strade ai muri, perché Bologna è una città bella e attualmente è coperta da molta sporcizia da tutti i punti di vista, in primo luogo perché chi la abita non si comporta adeguatamente. Ma poi bella anche sul piano architettonico, quindi che possa essere una città che, per chi le vuole bene, quando la vede, insomma, si innamora ogni giorno. E quindi chiudo con bella.